Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo qua oggi con un po' di ultime notizie. Come potete vedere, ci sono i beniamini del pubblico che ha un pacchetto nuovo da acquistare. Tra 3 giorni finisce la sfida T-Rex che andiamo subito a fare, ovviamente. Vediamo un po', io direi ovviamente di metterci contro 1 e 2 e vediamo un po'. Facciamo anche, no vabbè, 2 e 2 dovrebbero bastarmi. 743, dai, iniziamo con questo. Qua su col sarco suco, vediamo un attimo se riesco a battere almeno come prima volta questo T-Rex. Ok, a chi tocca? Tocca a me, 2.19. Facciamo riserva immediatamente. Tanto lui è da solo, al massimo mi attacca. Vediamo che cosa fa, nulla, si difende suppongo. Facciamo 3 riserve ragazzi. Ok, ok. Ok, ottimo. 4, nulla, lui non fa niente. Di fare solo 3 di attacco. Facciamo 3 e altri 3 di riserva. Si è difeso di 1, quindi mi attacca. 1, 2, 3, non dovrebbe farmi quasi nulla, anche perché infatti non mi attacca nemmeno lui. Molto bene, ragazzi. Io direi di attaccarlo di tutti e 7, vediamo un po' che cosa fa. Dovremmo averlo già ucciso. Vabbè che questo qua è ovviamente solamente il primo passaggio per vincere questa nuova sfida. Vittoria, vabbè, era abbastanza scontato, ok. 200 di DNA che fanno sempre comodo, anzi. Qua sono già 2 tirannosauri. La cosa complicata veramente è questa qua. Io azzarderei anche una seconda sfida insieme a voi, ragazzi. Vediamo un po'. Facciamo questo. 1, 2, 3. Tirannosauro inizia. Vediamo, eh. È vero che comunque sono 2, però è abbastanza difficile. Già con 2 tirannosauri la vedo veramente, veramente tosta. Facciamo che faccio un'altra bella riserva adesso. Ok, tocca a me, siamo già a 3. Lui con 1 si sarà difeso. 3 riserve, proviamola così ragazzi. Tocca all'avversario, è 4. Vediamo che cosa fa, nulla. 4, di fare solamente 2 di danno. Facciamo 2 di difesa e 4 di riserva, dai. Vediamo un po', lui si difende di 2, ok. 3, 2, 5, molto bene ragazzi, mi difendo di 2, lui ha 5. 4, 4, 8, se si è difeso di tutto gli faccio 3 danni. 2, 4, 6, non gli faccio ancora niente, però farei... Comunque lo attacco ragazzi, perché comunque sono 2, quindi è veramente tosta. Vediamo un po', dovrei farcela con questo. Il primo è andato sicuramente. Manca l'altro tirannosauro, sempre uguale identico, sempre livello 20, 7,43 di vita, ok. Adesso lui probabilmente mi attacca di 3 e mi fa fuori, sì, mi fa fuori ragazzi, 5, 9, 6 mi fa. Ok, però lui adesso è un attimino un po' più scoperto di me. 2,69, farei 2 difese e 2 riserve, così giusto per capire un attimo come... Ok, lui si è difeso di 2, vediamo che cosa fa adesso. Ok, non ha fatto nulla. Io vado 2 a 4. Intanto gli facciamo sti 2 danni, ragazzi. Vediamo un attimo quanto si difende. Di 4 danni, ok. Non male. E anche questa è andata, allora. Molto bene, ragazzi. Anche la seconda sfida, diciamo, tra virgolette, ce l'ho fatta. Vittoria, questo è stupendo, ragazzi. Tutto viola così è veramente, veramente bello. Altri 200 di DNA che ultimamente mi servivano veramente tanto. Anche questa qui si può fare tranquillamente, ragazzi. E vediamo un po'. Al momento no, perché con questi dinosauri qui non ce la farei assolutamente. Però si può fare nel prossimo video, ragazzi. Tanto mancano 3 giorni. Non so se riuscirò a finirla tutta insieme a voi. Io ci proverò ovviamente da solo per capire un attimo anche come andare avanti con i miei dinosauri e che cosa far evolvere prima. Tanto raccogliamo i pacchetti qua. Allora, missione spendi... spendo sì, ma non così tante. Ok. Poi, qui che c'è qualcosa da aprire, raccogliamo questo intanto. Sono tornato finalmente a 1083 di DNA, ragazzi. E come vedete sono anche a livello 37, incredibile, ce l'ho fatta. Qua dobbiamo farne evolvere un altro, 110, acceleriamolo. Sempre per fare, ragazzi, ovviamente, questa missione qua dannata.
Possiedi 4 carnivori a livello 31 o più. Al momento ne ho 2. Quindi questo qua che sto provando a fare è il terzo. Ne ho uno già a livello 40 e uno a livello 30. Devo farlo evolvere a livello 31. Quindi con calma, piano piano li sto facendo creare e schiudere dalle uova. Raccogliamo tutto quanto, ragazzi. Questa uccisione di questi tiranosauro comunque niente male. Niente male. L'evento non è difficilissimo, peccato che l'ho visto solamente adesso, perché sicuramente avrei avuto più tempo. Però 3 giorni in teoria con calma ce la si può fare. Secondo me l'ultimo però è un tiranosauro bello tosto, sarà un livello 40 suppongo. Poi vedremo, ragazzi. Se farò il video volentieri ve lo mostrerò. Qui vediamo se ha finito di fare tutto quanto. No, tra 8 minuti. Ok, beh, direi di aspettare, tanto poi lo vedrete anche voi. Sto facendo l'estensione del parco sempre regolare, nel senso che sto facendo di qua, di qua, di qua. Ho fatto già tutta questa zona che prima o poi occuperò con nuovi dinosauri e strutture e quant'altro. Raccogliamo. Ok. La battaglia qua richiede altri 3 passaggi. La cosa comoda è che il terzo è come quello di prima, quindi non ci sono dei grossi problemi in realtà per battere questi dinosauri. Secondo me però dal 4° al 5° saranno 2 livelli 40. Ho questa impressione qua. Però poi vedrò, ragazzi. Tra 1 minuto e 10 questo è pronto. Acceleriamo un secondino così facciamo prima anche insieme a voi, ragazzi. Va bene, posizioniamo e facciamo arrivare a livello 10 anche questo qui, al volissimo. Mandiamo a livello 10 anche il secondo. Facciamoli evolvere insieme questi due qua, perfetto. Ok, raccogliamo. Mamma mia, ci vuole veramente tanto a fare queste missioni, veramente tanto. Portiamo a livello 20 questo e poi andremo a fare di nuovo un altro livello 10 per poterlo far evolvere con un altro livello 10 e poi finalmente ce la faremo a fare il livello 31. Ok, questo qua tra 2 minuti è pronto. Ragazzi, ovviamente questo dinosauro che sto facendo adesso nel prossimo video lo vedrete a livello 31 e probabilmente lo venderò anche perché tanto non mi serve. Dovremmo completare poi il livello battaglia 36, al momento devo fare ancora il livello 35, non è difficilissimo, solamente che i primi 2 dinosauri sono veramente tosti da buttare giù, 9,69 di vita e 9,78 il secondo, non è tantissimo come avete visto prima come il tirannosauro, però ci vogliono dei dinosauri niente male, nel senso che col primo erbivoro ci vuole un buon carnivoro, ce l'ho. Nel secondo caso io un anfibio forte non ce l'ho, quindi probabilmente mi viene in mente che devo far evolvere magari, questo è già al massimo, come vedete non ha tantissima vita, cioè nel senso ha 2,36, 90 di attacco, è vero che è un dinosauro comune, quindi non è nulla di che, già questo è un po' diverso che è raro, 4,67 e 146 di attacco, la cosa comoda di questo è che si può fondere, però mi servirà, mi serve questo qua a livello 40 ragazzi. Il che è tostissimo, io direi di fare intanto così, portare a livello 10 questo, almeno che si possa evolvere con questo qui. Calcolo in corso, anche per far questo ci vorrà una vita, ma lo facciamo adesso insieme ragazzi, tanto mamma mia quanto va su lento, incredibile. Però questo mi serve per fare la prima fusione insieme a voi ragazzi, quindi veramente lo farò. Ho usato tutti i dollari che ho, ma va bene così. Raccogliamo, io prima o poi comunque ci spenderò qualche euro reale, ragazzi. Posizioniamolo, così da comprare qualcosina. Via, portiamo a livello 20 questo, che è già tutta un'altra storia, sia di attacco che di difesa, ragazzi. 6,95 e 2,66 di attacco, il che non è per niente male, quindi va bene così. Una piccola curiosità, se non ricordo male, per farne un terzo richiede 3050 di DNA, quindi veramente tantissimo. Con calma ragazzi, con calma, tanto questa applicazione dubito io la cancellerò mai, anche perché è una delle più belle e seguite sul mio canale, ma poi è veramente divertente ragazzi. Anche questo qua potrei... ma questo qui non fa nulla, ce l'ho già al 40, 2,66 al massimo di
attacco e 68 di attacco, 266 di difesa, quindi non è niente di che. E vabbè, e l'ultimo dinosauro, un altro. Tra l'altro vedete che. Oh no, ok. È un altro carnivoro, quindi ok, perfetto. Nulla, ragazzi. Come sempre, dovete sfondare il tasto like per far arrivare veramente tante tante view. È veramente, veramente seguita, ragazzi. Sul mio canale è una delle più viste. Vi ringrazio di cuore ancora per questa vostra, come dire, passione, insieme alla mia, di seguire queste applicazioni molto divertenti. Posizioniamo, andiamo a fare anche questo qui, ragazzi, portiamolo al 10 intanto. E nulla, ragazzi, tanti like, tanti commenti come sempre, ragazzi. Cercherò veramente, con più o meno riuscendo a organizzarmi con il lavoro, di fare più video possibili. Cercate di capirmi, è un periodo veramente, veramente tosto per me, lavoro, ho tantissima gente da seguire e quant'altro, però ce la farò, ragazzi, non vi preoccupate. E che dire, ultimamente questi video sono veramente seguiti come vi dicevo prima. Tanti like, tanti commenti anche, grazie da parte vostra, ragazzi. Saluto tutti i miei fan e ci vediamo sicuramente al prossimo video, ragazzi. Bella lì!